Mariano Diotto, direttore del Dipartimento di Comunicazione dello IUSV, con sedi a Venezia e anche Verona, certo. Istituto Universitario Salesiano, e relatore tra i principali, oltre che partner, del Seon Lab di Verona, dove ci troviamo in questo momento. Tu oggi hai parlato di brand positioning e hai rilevato che è un termine quasi sconosciuto nel nostro paese. E partiamo da questa osservazione. Sì, esatto, in Italia si conosce poco questo termine, oppure viene utilizzato in maniera sbagliata, perché solitamente le aziende hanno un prodotto e dopo cercano di inserirlo nel mercato, mentre il segreto è vedere quello che il mercato richiede e costruire un prodotto che risponda ai bisogni veramente delle persone. Ormai non funziona più nell'ambito pubblicitario che si dice al pubblico compra e lui compra, quindi bisogna creare un prodotto che veramente soddisfi i bisogni delle persone, e ci sono ovviamente numerose ricerche, soprattutto provenienti dal mondo americano, che ci danno delle possibilità creative per poter lavorare appunto sul posizionamento di un prodotto all'interno di un mercato. È un concetto talmente importante che tu ci hai dedicato il tuo ultimo libro. Perché hai scelto di dedicare, immagino, parecchi mesi del tuo tempo per approfondire proprio il tema del brand positioning? Intanto perché è un risultato di una ricerca che abbiamo svolto con delle università americane, e per portare qui in Italia anche un modello di brand positioning un po' particolare, perché adesso il neuromarketing, le neuroscienze ci danno delle categorie maggiori per poter posizionare il prodotto, perché evidentemente queste nuove tecniche, che noi abbiamo chiamato le 15 leggi di diamante, permettono di raggiungere il pubblico a livello emozionale, quindi attingendo da quelle che sono le competenze che uno ha già dentro di sé, e quindi supera, potremmo dire, la soglia della razionalizzazione, perché noi lo diciamo che di un prodotto ci innamoriamo, e l'innamoramento non è cerebrale, ma ovviamente è di cuore. Certo, quindi queste 15 leggi di diamante sono anche un tema che hai sfiorato in qualche modo oggi, creando un po' di curiosità nel pubblico, ne hai enunciate un paio. Certo. Ce le vuoi accennare magari? Certo, una che è famosa, che nell'ambiente nostro è famosa, è la famosa regola del 3, e i claim più importanti sono strutturati su queste tre parole, quindi non so, Yes We Can di Obama è strutturato su tre parole, Life Is Now di Vodafone, ovviamente tre parole, Taste the Feeling di Coca-Cola, anche questo, e anche nelle canzoni, quindi sono forme di memorizzazione, perché per entrare nel desiderato del pubblico, quindi nella parte emozionale del pubblico, il pubblico deve riconoscerti, quindi deve avere degli elementi di memorizzazione. Le leggi diamante sono proprio queste, permettono di memorizzare più facilmente un prodotto rispetto ai competitor, e sono 15, non sono tantissime, quindi basta conoscerle. E di Seon Lab, dicevamo prima, voi siete partner, proprio come IUSV. Che importanza ha per voi come università trovare partnership nel mondo delle aziende, oppure anche in grandi manifestazioni come queste? Allora, è fondamentale, perché l'idea che abbiamo noi di università è un'università inserita nel territorio, cioè gli studenti studiano comunicazione, web marketing, digital, per lavorare poi dopo, non solo per avere una cultura. Ovviamente l'ambito culturale c'è perché è un'università, però bisogna anche farli avvicinare al mondo della comunicazione. Quindi ad esempio qui un gruppo di 10 studenti ha collaborato per la parte grafica, video, ufficio stampa, quindi la realizzazione di quello che è l'evento stesso, e poi alcuni magari sono stati coinvolti adesso nella parte di digital, quindi live tweeting. Quindi è proprio importante il collegamento tra azienda e università, anzi noi vogliamo che le aziende entrino in università perché sono loro che devono descriverci le caratteristiche pratiche che gli studenti devono avere. Noi come università ci mettiamo la parte culturale. Quindi ultima domanda, i ragazzi una volta coinvolti in questo tipo di iniziative come reagiscono? Sono straordinari, ci mettono il cuore, stanno su ore e ore, cioè d'altronde se studiano questo vuol dire che sono appassionati, cioè l'università il più delle volte fa disinnamorare i ragazzi dello studio e della professione per cui magari si sono iscritti all'università. Noi abbiamo la volontà proprio di far questo invece, coinvolgere i ragazzi e anche, proprio come ho detto prima, anche proprio di brand position a livello emozionale, cioè perché se tu vivi un'emozione, se tu fai un'esperienza positiva, dopo sarai contagioso, e quindi anche l'esperienza che farei qui con i suoi pro e i suoi contro, perché come tutte le esperienze professionali, culturali di vita, ti serviranno poi dopo in un futuro lavorativo, e soprattutto per quello che è il fine, secondo noi come Università Salesiana, anche ultimo, no? Che è quello della felicità, cioè essere delle persone felici, realizzate nella vita per costruirsi una famiglia felice. Bene, allora grazie Mariano e buon Seon Lab. Grazie anche a voi.